Ciao a tutti ragazzi, sono Golfina Golfetta e anche oggi sono qui con un nuovo tutorial per la realizzazione degli Shocky Band Beat Fusion. Oggi andremo a realizzare una tartarughina simpatica. Cominciamo. Metteremo tre gialli. Gliene metteremo altri quattro sopra. Saltiamo due posti e andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Quindi 4 di qua e 3 di sotto. Adesso andremo a fare il suo guscio. Prendiamo un verde più chiaro e ci spostiamo di uno, verde più scuro, ne mettiamo due, di nuovo un verde più chiaro, due più scuri e un altro verde più chiaro. Adesso andremo a fare un'altra fila identica a questa su sopra. Ora andremo a rimettere un giallo qui, ci spostiamo di uno e ne mettiamo uno qui. Ora andremo a prendere il verde scuro e lo mettiamo qui. Faremo lo stesso qui sopra e un altro a fianco e andremo a mettere 5 verdi più chiari. Mettiamo 2 verde scuro qui a fianco e 2 più chiari sopra a questi. Ora andremo a invertire la sequenza con il verde più scuro. Un altro lo dovremo andare a posizionare qui sotto, qui a fianco, due più chiari. Prendiamo quello scuro e lo andremo a mettere qui lasciando un posto. Ne mettiamo un altro più scuro e tre più chiari. Adesso ne rimetteremo due più scuri. Ricominciamo sopra con uno scuro, due chiari in verticale, due scuri sempre in verticale. Due chiari, continuiamo la nostra fila sempre alternata in verticale, due scuri, due chiari e uno scuro. Questo è il nostro guscio. Ora andiamo a finire la tartarughina, quindi ripartiamo da qui e andremo a mettere due gialli. Ripetiamo un'altra fila sopra. Ora l'aumentiamo a 3, spostandoci verso sinistra però. A fianco metteremo il rosso e sopra andremo a fare una fila di 5. Andremo sopra e faremo un'altra fila sempre lunga uguale con due gialli, al centro un blu e altri due gialli. Ora andiamo a chiudere la testa su sopra mettendo al centro tre gialli. La nostra tartarughina è finita, non ci rimane che stirare. Andiamo a togliere la carta. Anche per questo tutorial è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!